del fatto che i responsabili oggi si sono allargati come numero. Però bisogna chiarirsi sul termine responsabili, perché se uno deve votare responsabilmente e deve essere responsabile nei confronti della tenuta di una partecipata, allora leggendo le carte con responsabilità non può votare questo atto. Perché questo atto pone ABC per il futuro in grosso rischio. Per cui io responsabilmente, questo sì, responsabilmente, non voteremo quest'atto e usciremo dall'aula. Invito a usare bene le parole agli altri consiglieri, perché i giochini politici li rimandiamo al mittente. Responsabilmente nessuno ha dato la motivazione del proprio voto, che è un voto politico, e si assumono ovviamente la responsabilità di tenere in vita ancora questa maggioranza finché se ne dica, non c'entra niente la delibera di ABC. Invece io responsabilmente, leggendo le carte, penso che il futuro di ABC sia molto a rischio e quindi questo bilancio non può essere approvato dal gruppo del Movimento 5 Stelle, quindi noi lasceremo l'Aula. Se è l'ultimo intervento, adesso non so Presidente se c'è la discussione anche sulla proposta per voto separato, al quale già preannunciamo che siamo contrari, perché è assurdo dire approvo un bilancio e mi astengo sul fatto che questo bilancio contenga delle parti incomplete, c'è cioè un controsenso. Sì, ok, quindi io già preannuncio il voto contrario anche della votazione a parti separate perché è un controsenso proprio nei termini. Non puoi approvare un bilancio e poi dire però poi non approvo il fatto che quel bilancio contenga delle inesattezze, cioè sarebbe è proprio il bue che dà del cornuto all'asino, grazie. Abbiamo concluso le dichiarazioni di voto e siamo a questa richiesta della modalità di votazione. Fa riferimento all'articolo 46, ma attenzione che l'articolo 46 disciplina la possibilità di richiedere votazioni di singole parti quando questo si compone di più parti o articoli e quando è chiesta da uno o più consiglieri. Sentito il segretario, questo delibera, essendo anche un bilancio, è un unicum difficilmente scindibile. Se lo proprio lo si voleva fare, lo si doveva fare attraverso degli emendamenti, perché si tratta. Prego. Ma stiamo scherzando, Presidente. Cioè, il primo punto è approvazione del bilancio. Gli altri punti sono atti di indirizzo, ma che hanno di unico? Sono parti diverse, perciò le chiedo di mettere in votazione separatamente. Allora, consigliere, la questione, come dire, è dibattuta, io sostanzialmente posso essere d'accordo. Però c'è un principio allora di sovranità dell'Aula. A questo punto l'Aula ritiene se accogliere o meno questa sua tesi anche in, come dire, in interpretazione dell'articolo 46. Quindi in questo momento l'Aula ritiene, che poi corrisponde, diciamo, diventa un fatto sostanziale, ritiene di sposare la sua interpretazione, eventualmente se vota sì, se vota no, non la sposa perché non è proprio un diritto certo ed evidente. Ho qui una tesi. Mi sembra abbastanza democratica la proposta, ancorché suggerita, insomma. Colleghi, allora, a fronte di questa situazione un po' interpretativa dell'articolo 46, che è certo per documenti, per emendamenti, eccetera, eccetera, ma considerato che siamo in una fase un po' più avanzata, cioè quella della delibera, ciò nonostante c'è una interpretazione, una richiesta del consigliere Santoro, ovvero che si proceda a votazione dei punti per parti separate. Questo è opinabile, ma non è detto che sia sbagliato. Motivo per cui, se l'Aula vuole esprimersi con un voto, qualora
la maggioranza fosse favorevole, accediamo a questa modalità di voto. Per cui, ricordando chi sono i scrutatori, che erano Vernetti, De Gregorio e Giova, chiedo: chi è favorevole a che si acceda alla modalità di voto per parti separate, resti fermo. Chi è contrario, alzi la mano. Quindi contrario Moretto e 5 Stelle. Chi si astiene, lo dichiari. A questo punto, avendo Laura prodotto un'interpretazione nella sua sovranità, procediamo alla votazione per parti separate. Su cosa? Sulla votazione delle parti separate, chiedete l'appello nominale. Quali sono le parti da sottoporre a voto separato, consigliere? Ma non possiamo fare 6 votazioni. Lei ha detto alcune le sovvoterebbe, altre meno, o comunque avrebbe... Non ha chiesto 6 votazioni, ha chiesto parti separate. Possono essere 2 perché sono parti, non ha chiesto 6 votazioni. Prego. L'ordine dei lavori, Presidente. Ordine dei lavori, posso? Presidente, sull'ordine dei lavori, grazie. Sull'ordine dei lavori, prego, però siamo in votazione, sulla modalità di votazione, prego. Ma Presidente, ma se lei non ha capito qual è la modalità di votazione, cosa procede? Fermo un attimo, Presidente. Il consigliere Santoro, nella sua dichiarazione, ha detto 2 punti. La prima parte del deliberato è l'approvazione dei bilanci e ha detto potrei essere finanche d'accordo alla votazione dei bilanci e mi astengo. Sulle altre parti che chiedo che vengano votate per parti separate, cioè 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 6 voti, si fa una votazione per ogni parte e su quelle mi riservo di votare diversamente dal bilancio, perché secondo quanto sostiene sono atti di indirizzo, cioè dire si dà mandato ai dirigenti, si dà mandato a questo, si chiede alla BCE entro il 30 settembre di predisporre un piano industriale e un piano degli indicatori di bilancio, sono atti di indirizzo che dà l'amministrazione, che dovrebbero essere avallati dal Consiglio. Quindi, siccome io ho sentito bene e mi pare che il consigliere Santoro abbia proprietà di linguaggio adeguate e si è espresso adeguatamente, ha chiesto di votare per parti separate, vuol dire singolo deliberato, cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi procediamo al punto numero 1, per il quale io, la consigliera Matano e il consigliere Moretto, siamo in 3, chiediamo l'appello nominale. Grazie Presidente. Non ci incartiamo che stava andando bene fino adesso. Allora, scusi Brambilla, so che ho visto che lei ha votato contro a questa modalità di voto, d'accordo? Dopodiché però l'Aula, a fronte, come dire, di un accoglimento benevolo, ha ritenuto che questa cosa, diciamo, fosse possibile. Noi comunque la possiamo limitare a ciò che è scindibile da ciò che non lo è. Non possiamo, come dire, votarla proprio secondo le desiderate individuali, e quindi se i punti fossero 18 facciamo 18 votazioni. Tutt'al più possiamo distinguere tra gli atti immediati ed effettivi e quelli cosiddetti di indirizzo. Prego, Santoro. Sì, Presidente, in tal senso forse non era stato chiaro. I punti 1 e 2 attengono al bilancio.
quindi possono essere ovviamente votati assieme. I punti 3, 4 e 5 sono gli atti di indirizzo, il punto 6 sono le disposizioni rispetto alla trasmissione, alla registrazione, al registro delle imprese e quant'altro. Quindi sono tre le parti che noi possiamo votare, il punto 1 e 2 assieme, il punto 3, 4 e 5 assieme e il punto 6 infine separatamente. Se procede. Quindi lei richiede tre votazioni. Dopodiché, colleghi, non possiamo fare tre votazioni continue per appello nominale, possiamo fare le tre votazioni per voto palese. Quindi mettiamo in votazione i punti 1 e 2, chi è favorevole dica sì, chi è contrario dica no, chi si astiene lo dichiari. Per appello nominale, giusta richiesta di Brambilla, Matano e Moretto. Uno e due. Allora, sindaco. Sì. Andreotti. Arienzo. Astenuto. Astenuto. Bismuto. Sì. Brambilla. Assente. Buono. Sì. Caniglia. Assente. Capasso. Sì. Carfagna assente. Cecere assente. Assente. Coccia. Sì. Colella. Sì. Coppeto. Sì. De Gregorio. Sì. Esposito. Astenuto. Frezza, assente. Fucito. Fucito, sì. Sì. Gaudini. Sì. Giova, astenuta. Guangi, astenuto. Guida, sì. Langella, assente. Lanzotti, assente. Madonna, assente. Matano, assente. Mirra, astenuta. Moretto, assente. Mundo, astenuto. Nonno, astenuto. Pace, sì. Palmieri, astenuto. Quaglietta, astenuta. Santoro, astenuto. Sgambati, assente. Simeone, assente. Solombrino, assente. Troncone, sì. Leto, astenuta. Venanzoni, astenuto. Vernetti, sì. Zimbaldi, sì.
Allora, i primi due punti sono accolti, presenti 28, favorevoli 16, astenuti 12. Secondo questo schema mettiamo in votazione i punti 3 e 4, se ho ben capito. 3, 4 e 5, chi è favorevole dica sì, chi è contrario dica no, chi si astiene lo dichiari. Hanno chiesto tutto il appello nominale, prego la dottoressa Barbati di ripetere la votazione. Sindaco, sì. Andreozzi, sì. Arienzo, astenuto. Bismuto, sì. Brambilla, assente. Buono, sì. Faniglia, assente. Capasso, sì. Carfagna, assente. Cecere, assente. Coccia, sì. Colella, sì. Coppeto, sì. De Gregorio, sì. Esposito, Esposito, astenuto. Prezza, assente. Fucito, sì. Gaudini, sì. Giova, astenuta. Guangi, astenuto. Guida, sì. Langella, assente. Lanzotti, assente. Madonna, assente. Macano, assente. Mirra, astenuta. Moretto, assente. Mundo, astenuto? Astenuto. Nonno? No. Pace? Sì. Palmieri, astenuto. Quaglietta, astenuta. Santoro, 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 no. Gambati, assente. Simeone, assente. Colombrino, assente. Troncone, sì. Pulletta, astenuta. Venanzoni, Venanzoni, astenuto. Bernetti, sì. Zimbaldi, sì. Io parlerò con Candura di Francini votanti, di cui 16 favorevoli, 2 contrari, 10 astenuti, quindi i due punti, i tre punti sono accolti. Mettiamo in votazione il punto 6, a questo punto con la stessa modalità, prego voler procedere di nuovo. Sindaco Andreozzi. Sindaco. Sindaco sì.
Andreozzi, sì. Arienzo, astenuto. Bismuto, sì. Brambilla, assente. Buono, sì. Caniglia, assente. Capasso, sì. Carfagna, assente. Cecere, assente. Coccia, sì. Colella, sì. Coppeto, sì. De Gregorio, sì. Esposito, astenuto. Frezza, assente. Cusito, sì. Gaudini. Gaudini, sì. Giova, astenuta. Guangi, astenuto. Guida, sì. D'Angella, assente. Lanzotti, assente. Madonna, assente. Matano, assente. Mirra, astenuta. Moretto, assente. Mundo, astenuto. Nonno, sì. Sì. Pace, sì. Palmieri, Palmieri, astenuto. Quaglietta, astenuta. Santoro, sì. Gambati, assente. Simeone, assente. Solombrino, assente. Troncone, sì. Ulleto, astenuta. Venanzoni, astenuto. Vernetti, sì. Zimbaldi, sì. Presenti 28, favorevoli 18, astenuti 10, quindi il punto è approvato. Detto questo, colleghi, non so se vogliamo poi fare una votazione riepilogativa, ma mi auguro che non avvengano più votazioni di questo genere, quindi se il segretario... Quindi abbiamo votato tre volte, metto in votazione la esecuzione immediata, chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Quindi unanimemente l'Aula vota la esecuzione immediata. Finito il punto, per il quale chiedo scusa per le lungaggini, ma lo spirito garantista serve anche perché attraverso rivoli e modalità di voto ciascuno si senta, come dire, partecipe e la conflittualità sia la meno aspra possibile. Questo nell'interesse, come dire, generale del Consiglio e dell'Aula. Detto questo, passiamo al successivo punto all'ordine del giorno. Vice Sindaco Panini, nel ringraziare della presenza i revisori dei conti, perché in conferenza dei capigruppo è stato detto di un emendamento, di una formulazione e di un parere che si attendeva dai revisori, i quali hanno scritto, e li ringrazio, vi ho inviato la loro nota ieri sera,
che non avendo, come dire, ricevuto emendamenti, hanno tuttavia su richiesta garantito la loro presenza, per la quale vi ringrazio in questa situazione particolare, ahimè, poco agevole dovuta all'emergenza Covid. Quindi prego, vice sindaco, sul secondo punto. La deliberazione avente oggetto l'approvazione del regolamento di contabilità, a fronte delle sostanziali modifiche al sistema di contabilità degli enti locali apportate dal decreto legislativo 118, la cosiddetta armonizzazione contabile, e delle disposizioni integrative e correttive riportate nel decreto legislativo 126 del 2014, propone di approvare per l'ente un nuovo regolamento di contabilità che recepisca le novità introdotte con le citate disposizioni. Il nuovo regolamento si compone di 52 articoli raggruppati in 11 titoli, dalle disposizioni generali ovviamente fino alle disposizioni finali. In tale regolamento, questo regolamento è, primo, coerente col nuovo quadro normativo di riferimento e con le novità introdotte nel ciclo della programmazione, della gestione e della rendicontazione, nonché dell'introduzione del bilancio consolidato. 2. Tiene conto delle peculiarità dell'ente. 3. Garantisce il rispetto dei ruoli e delle competenze, la flessibilità gestionale e la separazione delle funzioni. 4. Ed ultimo, persegue obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione, nel rispetto del principio cardine della legalità, in particolare in merito alle procedure atte a velocizzare i procedimenti e a garantire monitoraggi periodici. Ho terminato. Su questa delibera ci sono interventi? Non ci sono interventi, invece sono stati depositati emendamenti, se posso riceverli per cortesia. Abbiamo numerosi emendamenti. Sono 15 emendamenti, ma sui quali, se non erro, si diceva vi fosse stata una discussione in commissione, no? Quindi se il parere è favorevole della commissione... Posso intervenire? Sì, però, Bramilla... Certo che può intervenire, le chiedevo, però siamo qui e io ho scritto ai revisori perché venissero per le cose che lei ci ha esposto nella conferenza dei capigruppo, quindi per riassumere io avevo inteso che ci fossero degli emendamenti condivisi da tutti e che erano sfuggiti alla giunta. Lei la parola, prego. Presidente, lascio la parola, che mi sta facendo dei segnali, la Presidente della Commissione Bilancio illustrerà come sono andate le cose. Gli emendamenti sono poi stati mandati ai revisori e alla ragioneria. I revisori hanno risposto stamattina, anzi ieri protocollata stamattina, dicendo che sono presenti in aula, se non erano troppo corposi, sono veloci da vedere, si potevano fare ad ora, cioè oggi in aula, tutti gli emendamenti con il loro parere. Quindi per quanto ci riguarda si può procedere, però io lascio la parola se lei è d'accordo. Grazie, certo, al Presidente della Commissione. Certo. Grazie Presidente. Allora, nella Commissione il regolamento di contabilità è stato oggetto di discussione, gli emendamenti non sono stati discussi in Commissione, tant'è che sono stati, immagino, presentati direttamente alla Commissione e alla conferenza, a lei come Presidente del Consiglio, nella giornata di ieri probabilmente. So però per vie informali che i revisori ne hanno presa visione, li hanno esaminati e forse probabilmente c'è soltanto un emendamento sul quale c'è qualche difficoltà. Gli altri sono... hanno il parere, il parere favorevole del collegio dei revisori.
Presidente, non so se lei ha potuto vedere la nota dei revisori pervenuta ieri, per la quale i revisori si sono recati, con la quale essi mi dicono di non aver ricevuto alcun emendamento. Forse vogliamo dare la parola al presidente del collegio, perché io so diversamente. No, loro non compongono il consiglio, ci coadiuvano, non posso dargli la parola, ma hanno scritto. Do lettura della loro lettera, che non possono... Possono anche... Allora potremmo... Nella quale mi dicono, la porto all'attenzione che io ho girato ai gruppi, in riferimento alla sua nota, alla mia, con la quale gli chiedevo e gli sollecitavo un parere, perché mi era stato riferito che avessero avuto questi emendamenti, essi mi scrivono, si comunica che al Collegio dei Revisori non è pervenuto alcun atto di emendamento alla proposta di Consiglio Comunale concernente l'approvazione del regolamento di contabilità. Pertanto alcun parere è stato reso. Il Collegio, come organo di collaborazione del Consiglio, parteciperà ai lavori nella seduta, infatti sono presenti, tuttavia laddove tali emendamenti fossero numerosi e meritevoli di approfondimento potrebbero mettere il Collegio nella condizione di non poter esprimere ad horas il parere come richiesto. A tal luogo sarebbe opportuno valutare un eventuale rinvio dell'argomento. Questa è la nota che, come posso dire, sull'ordine dei lavori. Prego. Chiedo scusa, soltanto per completare. Completa la Presidente. Sì, allora, sempre da colloquio informale con il Collegio dei Revisori, l'unico emendamento che aveva, diciamo, che non incontrava il loro parere favorevole era quello di modifica all'articolo 47. Gli altri sono tutti quanti accettabili. Pertanto, se... Sì. Pertanto, se volessimo procedere in aula... Posso... Alla votazione, nulla. Queste sono le indicazioni del collegio. Scusate un attimo, prego Brambilla, scusi. Sì, Presidente, per fare un po' la cronistoria. Allora, io nell'ultimo consiglio comunale sollevai questo problema. Cioè, noi come commissione abbiamo inviato al ragioniere e all'assessore a bilancio che avrebbero dovuto mandare questi emendamenti ai revisori dei conti, i quali si sarebbero dovuti esprimere sul regolamento insieme agli emendamenti. Siccome non li hanno ricevuti, si sono espressi sul regolamento tout court. Allora io la volta scorsa dissi, nella capigruppo, riusciamo a far passare questi emendamenti ai revisori prima del 9? Mi è stato assicurato di sì, solo che poi abbiamo saputo stamattina, leggendo questa missiva protocollata dei revisori, che a loro non era stato inviato nulla. Ora, io so che di questi emendamenti che noi abbiamo dovuto ripresentare a uno, giustamente perché noi avevamo mandato il pacchetto come commissione all'assessore al bilancio e al ragioniere generale, li abbiamo fatti a uno, perché così è la prassi del Consiglio Comunale. Mi risulta ce ne siano due che sono sì, hanno dei problemi che possono essere superati subemendandoli, cioè modificandoli in aula. C'è una questione di, al posto di 3 mesi, 4 mesi, e uno al posto di consiglieri comunali, la conferenza dei capigruppo, e passerebbero tutti. Ovviamente bisogna in questo caso sentire se i revisori li hanno letti e se vanno bene, se no bisogna votarli uno a uno, oppure si vota il pacchetto, però lo deve dire lei, perché ce ne sono due che dovrebbero essere modificati. Sono il primo, che riguarda l'articolo 3,3c del regolamento, e l'articolo 47. Mi dica lei come procedere sentendo i revisori dei conti. Mettiamo in ordine i concetti, consigliere. Gli emendamenti io li ho ricevuti adesso, nell'apprendere nella conferenza dei capigruppi di questa, diciamo, lavoro che si era compiuto a tutela del lavoro che voi avete compiuto, ho scritto ai revisori, i quali, nel dire di non avere nulla, hanno dato disponibilità per fornire il parere seduta stante. Infatti sono qui e li ringraziamo. Ora i revisori annoteranno, come fa il dirigente per il parere tecnico, devo ritenere, un qualcosa sugli emendamenti che avete prodotto. La Presidente ci preannunzia che quasi tutti sono con parere favorevole, salvo uno da approfondire.
questo non vedo altro modo per procedere, cioè votazione sulla base, come dire, del parere dei revisori, che resta vincolante, resta, come dire, vincolante perché si voti, ma, come dire, consultivo, così ricordo. Prego, Presidente. Sì, allora, soltanto per, in riferimento a quello che diceva il consigliere Brambilla, potremmo, con un'unica votazione su tutti gli emendamenti proposti, con i due subemendamenti che diceva il consigliere, per cui potremmo, se li prepara un attimo i subemendamenti, o li prepariamo un attimo insieme. Scusate un attimo, però la modalità di votare in blocco non so se è ammessa, perché noi ci dica lei. Interveniamo su parti distinte. E allora votiamo, facciamo una votazione per ogni. Una votazione per voto palese, con le idee chiare. Io procedo, diciamo, con la speditezza che qualche volta mi è possibile. Perfetto. Nel frattempo, allora, prepariamo questi due subemendamenti. Su quale punto? Ma Presidente, il primo emendamento, al posto di ogni 3 mesi, il subemendamento ogni 4 mesi. Allora, il primo. Questo è il primo. L'articolo 3, se possiamo raccogliere quali sono gli emendamenti già con parere favorevole dei revisori. Il secondo, allora, però articolo 4,3. Colleghi, un attimo, su, siamo in attesa dei pareri. I pareri, mi deve arrivare una carta con il parere, io ti dico, metto in votazione con parere tecnico. Io metto da parte i due articoli. Votiamo articolo per articolo. Glielo ho chiesto, ha detto di no. Ok. Allora, sul primo foglio, che è l'articolo 3, vi è già una idea di parere? Sul primo foglio, che è l'articolo 3. Quindi l'articolo 3 può essere già licenziato con parere favorevole ogni 4 mesi. Sul primo foglio, articolo 3, c'è il subemendamento che sta preparando il consigliere Brambilla. Sì, ho capito. E subemendato ci sarà il parere favorevole. Ho capito, però la sostanza è che il subemendamento dirà 4 mesi. Quindi. Sì. Su questo c'è parere favorevole. Mettiamo in votazione il subemendamento che reca all'emendamento dell'articolo 3 affinché 4 mesi, ogni 3 mesi, divenga ogni 4 mesi. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Su questo subemendamento c'è il voto favorevole. Mettiamo a questo punto in votazione l'emendamento così come subemendato, che gode di parere favorevole dei revisori. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Sull'articolo 4 c'è già un parere dei revisori? Sull'articolo 4, ovvero al secondo foglio, da dove si dice entro 24 ore... c'è un parere favorevole che mi consente anche di mettere in votazione. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. All'articolo 5 c'è già un parere dei revisori. Al terzo foglio, all'articolo 5 del terzo foglio, mi dice il ragioniere, c'è un parere favorevole. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari, quindi è approvato. All'articolo 8, laddove recita entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta le delibere del DUP riferito al triennio successivo e lo stato di attuazione dei programmi del Consiglio per le conseguenti approvazioni. Va bene, quindi parere tecnico favorevole, parere tecnico e parere dei revisori favorevole. Quindi metto in votazione, chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari, approvato all'unanimità dei presenti. All'articolo 10 abbiamo il secondo comma dove dice sono assegnate, con le parole sono tassativamente assegnate. Questa aggiunta tassativamente reca un parere favorevole dei revisori e del ragioniere generale. Lo sospendiamo un attimo. Allora, abbiamo
votato i primi 4 emendamenti. Siamo al quinto nell'ordine, l'articolo 10, sui quali l'Aula interviene con 2 distinti emendamenti, uno al secondo comma e uno al terzo comma. Allora, no, la definizione tassativamente, come vuole dire, che lo illustri? Sì, lo illustri, è chiaro che deve, non viene connaturata una natura tecnica al tassativamente, no, nel senso, guardi, che quando c'è un termine è un termine. È molto semplice la parola tassativamente, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo brambilla. Presidente, nel regolamento di contabilità precedente e nel bilancio di previsione del Comune di Napoli c'è scritto, giustamente, che essendoci, fino a prova contraria della loro estinzione, 10 municipalità, queste municipalità devono avere dei soldini stanziati a bilancio per stare in piedi. C'è scritto nel regolamento di contabilità precedente, c'è scritto come si costruisce il previsionale, cioè si mandano alle municipalità, le municipalità, scusate, mandano all'ufficio centrale, quindi al comune, quali sono le richieste per far fronte ai servizi essenziali per i cittadini all'interno della municipalità. La secondo comma invece è, oltre a quello, stanziamo 100.000 euro a municipalità, 400, quello che è, da oneri concessori e da gli oneri di costruzione. Questo è quello che era fino a ieri. Se io leggo verranno assegnate senza tassativamente, che succede nel momento in cui, come ogni anno, non viene assegnato nulla alle municipalità, anche se tu continui a scriverlo nel tuo regolamento? Scriviamolo che tassativamente queste risorse devono essere assegnate alle municipalità per dare contezza a quello che è il decentramento amministrativo per legge, se no le municipalità non hanno mai soldi. Allora, per quello tassativamente, perché c'è un obbligo da parte dell'amministrazione per farlo. È evidente, e ho capito l'impasse in questo momento dell'amministrazione, che non ha mai messo a bilancio soldi per le municipalità. Quindi invito anche a chi sta sentendo questo emendamento di supportarlo, perché è molto importante che le municipalità finalmente abbiano riconosciuto un ruolo e debbano essere coinvolte nella stesura del previsionale, perché altrimenti questa rimane una carta che va a ottemperare una legge, ma se togli tassativamente questa legge non la ottemperi più, perché il decentramento amministrativo prevede di spostare delle risorse per le municipalità per certi servizi, e quindi tassativamente c'è un obbligo. Se non volete mettere la parola tassativamente, state contravvenendo a un obbligo dell'amministrazione. Io capisco il vostro problema, che non l'avete fatto per 5 anni, vediamo se per il quinto anno riusciamo finalmente a scriverlo e le municipalità non devono più fare le somme urgenze con spese folli per l'amministrazione, ma abbiano finalmente i soldi a disposizione. Grazie. Grazie a voi, ma credo che abbiamo preso, diciamo, la impostazione tecnica, ma come spesso avviene non sono tutte scelte tecniche, c'è anche una valutazione forse politica rispetto a un'attribuzione del tassativamente o meno, e forse sulla soluzione tecnica abbiamo per le vie brevi liberato il vice sindaco, che invece dovrebbe offrirci una valutazione di carattere, diciamo, extra tecnico, perché non è che il parere del
i colleghi revisori, cioè i colleghi, i dottori revisori, in ragione generale sul termine tassativamente, è più una l'amministrazione, il vice sindaco mi deve dare un parere, no? Posso permettermi, Presidente? Guardi, è incredibile perché io sono da 5 anni che vengo tacciato di essere un ragioniere. Sto facendo invece un ragionamento squisitamente politico legato, ed è incredibile che l'amministrazione, che invece dice che l'opposizione fa solo un'opposizione strumentale, mai, non entra mai politicamente nel merito. Qua stiamo parlando se questa amministrazione riconosce o meno le municipalità. Se lo dico, Presidente, ma rispetto molto le sue argomentazioni. Se l'amministrazione riconosce le municipalità, dà pieno autonomia amministrativa e economica alle municipalità, perché siamo stufi di vedere ogni 5 anni che le municipalità non hanno come far funzionare i servizi, anche se da regolamento viene demandato a loro certe funzioni. E con cosa le fanno queste funzioni se non hanno i soldi? Da legge. Allora, o cambiamo la legge, aboliamo le municipalità, sparagniamo 8-9 milioni di euro e questi 9 milioni li diamo a disposizione dei servizi. Aboliamo i 30 consiglieri municipali, che fanno ancora riferimento a un vecchio regolamento dove erano 60 i consiglieri comunali. O avete le fette di salame sugli occhi e fate finta di non capire, oppure le municipalità vanno abolite, abolite tutti gli assessorati. 10 milioni di euro sono 1 milione di euro a municipalità e non avreste più un intervento di somma urgenza e non avreste più gli affidamenti diretti. Ma come, la volete capire o non la volete capire? Presidente, però lei da un lato, come dire, ci dà un contributo importante, dall'altro, come dire, sottovaluta la nostra comprensione, nel senso che, atteso che scrivere o meno tassativamente non è una valutazione del linguaggio e dei compiti tecnici, ma della valutazione politica, abbiamo richiesto l'attenzione del vice sindaco, il quale si era allontanato ed ora è rientrato. Stiamo dicendo tutti la stessa cosa a proposito del regolamento di contabilità e delle risorse destinate alla municipalità. Il presidente Brambilla, a seguito anche, mi sembra di capire, di una discussione in commissione, interviene emendando affinché si intervenga non scrivendo sono assegnate, ma sono tassativamente assegnate. Questo emendamento richiede un parere. Prego, vice sindaco, l'abbiamo come dire esortata noi, faccia pure. Allora, dal punto di vista amministrativo, come noto, non me ne vorrà il consigliere Brambilla, il termine tassativamente non ha un significato pregnante se parliamo in termini di carattere economico, visto che il valore che viene evocato è il rapporto con il decentramento di carattere amministrativo, quindi il termine tassativamente si, diciamo così, riempie di un altro valore, di un altro connotato, e visto che per quanto riguarda il decentramento, pur in condizioni, nelle condizioni di grande difficoltà nelle quali siamo, perché se tu collochi risorse insufficienti non è che perché le spendi, diciamo, le sciali da un'altra parte, ma perché hai una quantità di risorse che è limitata, per quanto mi riguarda, Presidente, consiglieri, consigliere, il parere è favorevole. E quindi siamo perché si inserisca questo termine e quindi l'emendamento mantenga quella formulazione. Grazie, quindi c'è un parere favorevole anche del vice sindaco a nome dell'amministrazione, con il quale metto in votazione la delibera, metto in votazione l'emendamento, comma 2, articolo 10, sostituendo sono assegnate e sono tassativamente assegnate. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari approvato alla unanimità. Articolo 10, comma 3, aggiungendo dopo le parole proposte pervenute le parole
dalle singole municipalità. Anche qui, vice sindaco, abbiamo più un parere, come dire, politico amministrativo. Le chiedo il parere dell'amministrazione. Con parere favorevole dell'amministrazione, chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari approvato alla unanimità. Articolo 11,2, aggiungendo dopo le parole Presidente del Consiglio Comunale le parole "e per il suo tramite ai consiglieri comunali". Va bene. Non so di che stiamo parlando, è citato il Presidente del Consiglio Comunale, l'Ufficio di Presidenza. Delle cose che devi proporre. Ora pigliamo l'articolo. Sì. Sì. Entrare forse è meglio, grazie. Troverete negli articoli questo riferimento al Presidente del Consiglio che fa da tramite quel consiglio. Perché in alcuni atti, in questo caso si riferisce allo schema di bilancio, e relativi agli dati vengono trasmessi dall'organo di revisione al Presidente del Consiglio. Ora, non me ne voglia Presidente, lei rappresenta a volte indegnamente, a volte sbagliando tutti noi, però rappresenta tutti noi, è stato votato dall'Aula. Quindi lei, per arrivare ai consiglieri comunali, che poveri cristi comunque rappresentano le istituzioni, e se tu scrivi in un articolo, anzi sono 4 o 5, che i documenti vengono dati solo al Presidente, si presuppone, ma non è scritto, che poi il Presidente gentilmente faccia da tramite per il Consiglio Comunale. Quindi ci siamo permessi di modificare questi articoli dicendo che lei ci farà... Non devo trattenere il bilancio, per carità. Non si ritenga per sé, ma li anche a noi. Sì, sì, no. Sono 4 o 5 articoli fanno riferimento alla figura del consigliere comunale. Vabbè, che verrebbe bypassata. Vabbè, ma sono evidentemente risiede nella, ma con questo Presidente, nella vecchia formulazione del regolamento. Che non volevo con questo sminuire il suo ruolo e scappare. No, ma io non è questo Presidente, è non avevo. La legge dovrebbe essere da tramite, per il tramite appunto della conferenza dei capigruppo del consigliere. Infatti in un articolo, al posto di singolo consigliere, abbiamo poi modificato nel subemendamento, lo vedremo dopo, la capigruppo, la conferenza dei capigruppo, che rimane un altro degli organi di raccordo tra l'amministrazione e il consiglio. Ci sembrava che mancassero questi passaggi, vediamo se vengono accolti. Grazie. Sì, no, vabbè, ma nella sostanza sono cose superate da anni, ma ha fatto bene a precisarle. Perché credo che risieda ancora prima che nascesse il Dipartimento, queste comunicazioni in verità arrivano già automaticamente ai gruppi consiliari, però è meglio per i posteri migliorare la stesura. Quindi vice sindaco, credo che possiamo procedere con parere favorevole sul blocco che riguarda il Presidente Giracarte, scusate la battuta, ma non è in questo caso e in altri casi. Quindi sono articolo 11, 16 e 25, e pongo in votazione la modifica articolo 11,2. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari approvato all'unanimità. L'articolo 16,1, chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari approvato all'unanimità. E la modifica articolo 25,3, chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Giungiamo invece alle modifiche articolo 29,1, sostituendo le parole "di norma ogni quadrimestre" con le parole "quadrimestrale". Vabbè, sta a dire perentoriamente ogni 4 mesi e non di norma, come dire, è sostanziale. E di norma uno, se non lo fa ogni 4 mesi non succede niente, invece se scrivi tassativamente... Vice sindaco, anche qui siamo su una maggiore, diciamo, vincolo dell'azione amministrativa, non di norma ogni quadrimestre, ma con le parole "quadrimestrali". Va bene,
Parere favorevole, chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari approvato all'unanimità. Articolo 30,1, redatta all'organo di emissione, sono messi a disposizione dell'organo consigliare almeno 20 giorni prima rispetto alla data prevista per l'approvazione. Due parole su questo. Sì. Presidente, due parole, posso? Prego, lo illustri, Bramino. No, perché voi vi ricorderete che c'è stato un po' di, diciamo, agitazione rispetto ai famosi 20 giorni. E come era formulato l'articolo 20, dava un'altra volta la sua interpretazione. Come la relazione dei revisori dei conti, ok? È endodocumentato, praticamente fa parte del documento, e la legge prevede 20 giorni dalla delibera e quindi anche dal parere nella relazione dei revisori. Se non li metti insieme, si ricorda c'erano dei precedenti per i quali erano stati annullati che non presentavano la relazione dei revisori entro 20 giorni dalla data di approvazione in aula del rendiconto. Per sgombrare il campo ho preferito fare un unico comma eliminando l'altro comma che era riferito solo ai 20 giorni necessari per i revisori dalla data di uscita per il deficit della delibera. Invece non è così, la legge dice, lo dice chiaramente, i 20 giorni riguardano il documento, ma il documento contiene ed è un obbligo l'allegato, la relazione dei revisori, quindi non può scindersi uno dall'altro e i 20 giorni partono dal ricevimento della relazione dei revisori. Quindi ho fatto un comma unico che, diciamo, riassume tutto. Se va bene è più facile lettura, dice la relazione va insieme al documento, dopo quella relazione al documento i consiglieri hanno 20 giorni prima dell'approvazione per leggersi le carte. Questo dice. Grazie. Cioè, riflettiamo un attimo. Tra l'altro io speravo ci fosse qui un'istruttoria che mi consentisse di comprendere meglio, perché stiamo parlando proprio della vita del consiglio. Sembra che stiamo votando due cosettine. Se posso avere cortesemente il testo, glielo leggo, e stiamo capendo un attimo meglio di cosa stiamo intervenendo. Presidente, stiamo riferendo all'articolo 30, approvazione del rendiconto, che dice: lo schema di rendiconto è predisposto dalla Giunta, è messo a disposizione dei consiglieri 20 giorni prima rispetto alla data prevista per l'approvazione. Ora sappiamo che non è soltanto la bozza, lo schema di delibera del rendiconto che deve essere messo a disposizione 20 giorni prima, ma anche la relazione dei revisori, che è uno, ripeto, è un atto endodocumentale, come ci è stato raccontato 4 anni fa dall'ex allora segretario generale con tanto di parere. Quindi vuol dire che un documento senza atto non è completo e io consigliere non ho i 20 giorni per leggerlo. Quindi sostanzialmente questo comma dice: uniamo lo schema di bilancio di rendiconto alla relazione che sono obbligati a fare i revisori. Una volta che ho il pacchetto completo mi devono dare 20 giorni prima dell'approvazione in aula. Questo dice la legge, questo riportato nel comma. Grazie. Quindi l'emendamento è molto sostanziale, nel senso che lei non prevede, come dire, annullando l'articolo vuol far sì che il parere dei revisori goda della medesima tempistica del bilancio approvato dalla Giunta e che quindi lo stesso debba essere esposto unitamente al parere per 20 giorni. E questo è anche scritto a proposito del bilancio, come dire, previsionale, se ho ben capito, no? Presidente, posso? Ah no, del rendiconto. Presidente, scusi, non si confonda. Il problema è che non era nel comma 2, si diceva i revisori rilasciano la relazione
in tempo utile per la sessione consigliare di approvazione del rendiconto. Ora, la legge tempo utile riguarda il previsionale, dare un tempo congruo ai consiglieri, ma sul rendiconto è tassativo i 20 giorni. E i 20 giorni, ci sono delle sentenze a riguardo che hanno annullato rendiconti impugnati al TAR da parte di consiglieri di minoranza che non hanno avuto la relazione 20 giorni di tempo prima dell'approvazione in aula, e questo ha fatto inficiare l'atto votato in aula. Lo sa perché ci siamo confrontati su questo anche con lei. Quindi, per evitare contenziosi, per evitare problemi, seguiamo la norma, non abbiamo problemi di andare a vedere i ricorsi al TAR, sentenze, pronunciamenti. 20 giorni al posto di tempo utile, 20 giorni di legge. Il problema è solo definire il fatto che, siccome senza questa relazione l'atto non è completo, l'atto è completo e i 20 giorni scattano dalla completezza dell'atto in sé, cioè la relazione del revisore. Perché se i revisori mi mandano un giorno prima la documentazione e magari c'è un parere non favorevole rispetto all'atto, io non posso il giorno dopo andare in aula tranquillamente a votare l'atto. Devo avere dei giorni di tempo per metabolizzare, leggere quali sono i punti che hanno evidenziato. Sì. Sono stato... Sì, no, no, lei è stato chiaro, temo che non sia però, come dire, chiaro a... non dico a tanti, cioè che non ne abbiamo discusso adeguatamente, cioè il termine che lei propone di fatto... potrebbe, se i revisori non esprimono un parere prima che vi sia l'adozione in giunta, aumentare i tempi dai 20 che sono necessari dall'approvazione del bilancio a successivi 20 per il parere dei revisori, perché i revisori a loro volta hanno un tempo dall'approvazione del bilancio per poter approvare l'atto. Quindi in questo modo noi stiamo, per il futuro, per carità, non parliamo dell'interesse di questo Consiglio e di questa amministrazione, ma in generale stiamo prefigurando che dinanzi alla scadenza del rendiconto occorrerà, qualora non si incorra in proroghe, perché è un atto vincolante che fa incorrere nello scioglimento di un Consiglio comunale, che le attività debbano iniziare 30-40 giorni prima, che è preferibile, però volevo che capissimo nella sostanza tutti, come dire. Presidente carissimo, però io ho fatto qualche incontro con l'ordine dei revisori dei conti qui che fanno i corsi, uno può partecipare, poi alla fine non ha crediti, perché ho risposto lo stesso al questionario che hanno fatto. In quel corso una volta si parlava esattamente del ruolo dei revisori nei confronti dell'amministrazione, e i revisori devono dettare i tempi all'amministrazione facendo arrivare la documentazione a loro con un tempo congruo. È chiaro che se loro ricevono i documenti all'ultimo momento e devono metterci anche loro i 20 giorni di tempo, scusate, il problema è dell'amministrazione che non segue i dettami che dà e le scadenze che danno i revisori dei conti. Funziona così, dovrebbe funzionare così. Se non funziona così, non può ricadere sul Consiglio Comunale che il giorno prima riceve la relazione dei revisori dei conti, va in aula e me la fate votare, perché altrimenti ogni anno noi faremo una pregiudiziale, rischieremo contenziosi e ricorsi al TAR infiniti. Per evitare questo è soltanto una questione, perché rendiconto è soltanto tirare una riga, scusate. Va bene. Vabbè, le questioni, colleghi, spero siano chiare. Il parere dell'amministrazione a riguardo qual è? Consigliere, Prego, allora il presidente. All'esito degli interventi, prego, sì. Presidente. Premesso che questo tema non è stato nello specifico dibattuto in commissione e capisco neanche in conferenza dei capigruppo, esiste e condivido con il consigliere Brambilla la necessità da parte dei consiglieri comunali che vanno in approvazione di un bilancio di avere a disposizione il tempo per approfondire e per digerire
il parere dell'organo di revisione. Pertanto l'istanza avanzata dal consigliere Brambilla io personalmente non la trovo completamente infondata. Capisco dall'altro lato che però c'è l'esigenza dell'ente che si trova sempre a rincorrere, a fare una corsa contro il tempo. Probabilmente potremmo pensare di trovare una mediazione, cioè anziché 20 giorni, considerato che il codice civile normalmente pone 15 giorni a disposizione del socio la relazione del collegio sindacale dei revisori, trovare una mediazione da 20 a 10. Potremmo pensare di avere la relazione del collegio 10 giorni prima dell'approvazione, se siamo d'accordo. Però il problema, la discussione è molto impegnativa, perché il presidente Brambilla fa riferimento ad una sentenza. Sì. Questa sentenza avrebbe equiparato il parere dei revisori all'atto stesso di bilancio, no? Quindi viene da chiedersi se, fermo restando i 20 giorni, non debba essere addirittura un atto da fornire nella simultaneità dell'approvazione in giunta a monte. Il doppio tempo invece può essere, come dire, poi oggetto di questa discussione. Io non conosco la sentenza della Cassazione, però c'è un fatto che il codice civile, cioè per da 15 giorni, perfetto. No, per il codice civile il bilancio non è costituito anche dal parere dei revisori, cioè nella dizione bilancio si intende bilancio, nota integrativa, ma non esiste il parere dei revisori in questa. Il parere viene dato successivamente. Non conosco la sentenza della Cassazione. No, c'è una sentenza del TAR che ha sciolto un consiglio in provincia di Latina, devo dire, perché non aveva dato tempo di 20 giorni per i revisori, ma erano stati particolarmente bravi a far coincidere i giorni con Pasqua e con la non necessità praticamente di avvalersi, perché non erano diffidati. Quindi di qui nacque la discussione. Va bene, Brambilla vuole, la consigliera prevede che propone di accorciare il tempo, lei che dice, e poi passiamo la parola al vice sindaco. Chiedo scusa. Scusate, ma il tempo non è che lo dettiamo noi. Io mi ricordo che su questa cosa ci fu una diatriba qualche anno fa e ci fu il segretario generale che diede un parere, lo metterò agli atti, nel quale ci scriveva i 20 giorni erano tassativi. Poi ci disse anche che la relazione è parte integrante, e lo dice il 2, è parte integrante della delibera del rendiconto. Cioè, scusatemi, è articolo 239 del 2, fatto riferimento dal segretario generale del suo parere. Poi io questi emendamenti li abbiamo mandati il giorno 10 settembre ed era scritto esattamente così: modificare l'articolo 30 come c'è scritto qua. Non c'era nessuna novità rispetto alla commissione. È chiaro il suo pensiero. All'assessore al bilancio e al ragioniere generale la stessa lettera, che diceva esattamente questo. Ora, non è che stiamo giocando sulle parole 20 giorni, 15 giorni. Stiamo giocando sul fatto se la relazione dei revisori fa parte del documento o può essere fatta successivamente. Io vi dico che se viene fatta successivamente e mi scrivete nel regolamento il tempo utile, per voi il tempo utile è un giorno, come avete fatto per 5 anni. E allora non ci siamo capiti, perché vorrebbe dire che la prossima volta uno impugna al TAR il rendiconto e non si può fare. Bene, le posizioni sono chiare, vice sindaco. Io chiedo scusa, presidente, consiglieri, il parere negativo rispetto a questo emendamento per le seguenti ragioni. Siamo in un terreno che non è normato, fra le tante sentenze di bilanci consuntivi impugnati abbiamo il TAR di Latina, con tutto il rispetto, che ha imposto un termine di 20 giorni rispetto al quale ha prodotto lo scioglimento di un'amministrazione. L'impegno nostro, però, peraltro questa discussione, parlando di un consuntivo, una discussione che per tre quarti parla ad un'amministrazione che arriverà, e forse per un quinto a questa amministrazione, seconda se verrà mantenuta la scadenza
2021 per l'approvazione o slitterà. In questo caso c'è un impegno nostro, come per esempio è stato l'ultimo rendiconto, ovviamente a dare il maggior tempo possibile. Devo dire, diffido per natura, ma a difesa della democrazia e non contro la democrazia, dai termini perentori. In questo caso dispiace, ovviamente dispiace dal punto di vista normativo, non dal punto di vista personale, dispiace di non accogliere l'emendamento, ma il nostro parere è negativo. Presidente, mettiamo le voci. Vice sindaco, abbiamo finito? Vabbè, allora, con il parere negativo della vice sindaco metto in votazione. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Non ha alzato la mano nessuno. Con il parere negativo del vice sindaco metto in non votazione. Non ha alzato la mano nessuno. Hanno alzato, col dito hanno alzato. Colleghi, scusate, abbiamo gli scrutatori, erano Vernetti, De Gregorio, Giova. Allora, è necessario rinominare a questo punto gli scrutatori perché la Giova non c'era. Li rinomino in Vernetti, De Gregorio invece è presente, o non la vedo? Vabbè, tanto tu. Vernetti guida nonno. L'ordine dei lavori, Presidente. Siamo in votazione, Presidente. No, ha già votato. Chi è favorevole resti fermo. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene lo dichiari. Colleghi, ora hanno alzato la mano e sono contrari all'emendamento. Prego, sull'ordine dei lavori. Presidente. Io veramente ho ripetuto perché non c'erano gli scrutatori, no, consigliere, ai quali potevo. Guardi, dopo a me dispiace, dopo dobbiamo fare un dibattito io e lei, però lei non può fare il presidente a intermittenza, una volta fa applicare il regolamento e la volta dopo no. Io capisco tutto, è un'interpretazione che viene data dall'amministrazione di Sanità, ma a fronte di un parere che dice un posto dato dal segretario comunale meno di 3 anni fa. Per cui vi assumete una bella responsabilità. Però Presidente, io ero qua davanti all'Aula, quando ha detto di alzare la mano non ha alzato la mano nessuno. Poi se vogliamo fare il riconteggio deve seguire dei crismi regolamentari, perché c'è una cattiva interpretazione, magari un voto in più, un voto in meno, c'è la differenza di un voto, si fa la riconta. Ma in questo caso era palese che non ha alzato la mano nessuno. Presidente, io caro Brambilla, lei ha ragione, ma se fossero stati facendo una forzatura, adesso è il clima distensivo, le 3:30, dobbiamo ancora mangiare tutto quello che vuole, ma così non si può andare avanti. Presidente, allora ma lei non può consentire di fare rivotare quando era palese che nessuno aveva alzato la mano. Io capisco se c'era il dubbio su una votazione 9-10, 11-10, ma non ha alzato la mano, cioè nel deserto dell'aula non ha alzato la mano nessuno, Presidente. Ma di che stiamo parlando? Si assume lei la responsabilità di avermi fatto votare perché non c'era la votazione favorevole. Presidente, no, Presidente, e io voglio vedere se nello stenotipico verrà fuori, perché già una volta successe che non scrissero che era stata rifatta la votazione perché non c'era stata l'alzata di mano. Voglio che venga scritto nello stenotipico, mi auguro che stia andando lo streaming che prima non andava, perché sennò questa cosa non ha neanche, come dire, qualche persona che può verificarla poi successivamente col video. Le assicuro che non c'era nessuna mano alzata, continuate, ormai non possiamo più far niente, lei avalla questa decisione, si assume una responsabilità importante perché era già stata votata questo emendamento, è già la terza volta che succede in 5 anni, però questo è veramente delicato perché mette a repentaglio il rapporto tra consiglieri comunali e amministrazione e revisori dei comuni. Qui allora state sancendo che va bene che un consigliere comunale abbia il giorno prima una relazione dei revisori dei conti che si deve andare a leggere la sera senza capire quello che c'è scritto, o addirittura la mattina
in aula, come è già successo altre volte, e noi andremo con responsabilità a votare in aula una cosa che dicevamo il giorno prima. Non funziona così, mi duole ribadire che non funziona così, Presidente. E lei ha sbagliato, mi dispiace. Andiamo avanti, ormai non scusi, però Brambilla, un attimo solo. Io non mi assumo nessuna responsabilità di violare le prerogative dei consiglieri. Allora, premesso che io nel merito non concordo che non vada dato termine, non concordo e abbiamo sbagliato politicamente, perché secondo me l'istruttoria e la dialettica è stata scadente su questo documento, d'accordo? Le dico scadente perché non era un termine ordinatorio contro qualcuno, ma erano le facoltà di approfondimento del Consiglio Comunale e queste andavano trattate meglio, oltretutto per le future amministrazioni, e credo che su questo non siamo stati abbastanza attenti. Detto questo, però, io ho messo in votazione, qualche dito c'era e ho richiamato gli scrutatori, due su tre in quel momento non erano presenti. Cosa potevo fare se non rinominare gli scrutatori e ripetere la votazione? Se gli scrutatori ci fossero stati, avessero validato un esito, mi sarei ovviamente attenuto. Perché lei ora mi dice che io arbitrariamente ho ripetuto la votazione, se i due scrutatori su tre in quel momento non potevano dirmi se era un braccio, una mano, una manina, un dito? Caro Brambilla, questo è il dubbio. Allora probabilmente però abbia pazienza, le spiego sul punto. No, non dovete dire ma basta, perché voi forse non lo sapete, ma è passato meno di un anno fa uno stereotipico nel quale il sottoscritto era presente come scrutatore e lo scrutatore avalla la votazione e il sottoscritto aveva dichiarato che era fuori dall'aula e usciva dall'aula. Se vogliamo prenderci in giro, continuiamo a prenderci in giro. Presidente, se un emendamento mi viene detto sono tutti ammissibili, non si può dopo dire in votazione parere negativo dell'amministrazione. Perché si deve dire questo non è ammissibile perché va contro la legge. Siccome questo non è stato detto, è un parere negativo dal punto di vista politico. Non c'entra nulla l'ammissibilità o meno di un emendamento. Quindi avete sbagliato non una, ma due volte. Continuiamo così, ma non ci pigliamo in giro e non mi fate i risolini dietro, perché siete in torto marcio. Abbiate pazienza. Sono stufo di questi atteggiamenti, perché io sono un consigliere comunale, rappresento le istituzioni. E certi atteggiamenti di sfottò in aula non li posso più tollerare. È chiaro? Io rispetto tutti in quest'aula, che è un'aula sacra. E non fatelo solo a parole, un'aula sacra, e poi mi mandate a quel paese mentre sto parlando. Ma vergognatevi! Scegliamo con l'ultimo emendamento, grazie. Allora, colleghi, abbiamo superato questo emendamento, malomodo, non so se c'è ancora una soluzione possibile, perché non stabilire un tempo per di verifica dei consiglieri, tra l'altro eliminando il punto, non abbiamo manco, è ovvio che ogni delibera ha bisogno di un tempo congruo e ogni delibera ha un numero di giorni all'attenzione, ma andarlo ad eliminare o meno, vabbè, resta la stesura precedente che a sua volta è datata, ma comunque si poteva fare meglio. Articolo 47,1, commissioni consigliari e consiglieri comunali, aggiungendo dopo le parole il parere, le parole consultivo. C'è un subemendamento. Al posto di consiglieri comunali è la conferenza dei capigruppo. Presidente, lo spiego magari. Prego, prego, prima il subemendamento, prego. Esatto, mi è stato detto che se ogni singolo consigliere deve poter chiedere il parere consultivo ai revisori dei conti, diventa una mole di lavoro esagerata. Allora, siccome c'è un organo intermedio che si chiama conferenza dei presidenti dei gruppi consigliari, facciamo passare questa richiesta attraverso la capigruppo, che così recepisce le eventuali richieste. Questo va a sanare, se vi ricordate, c'era qualche consigliere che aveva chiesto l'intervento dei revisori dei conti, quindi era stato detto dovete passare per il presidente.
l'emergenza del Consiglio, oppure i revisori non sono tenuti a dare del parere. Siccome i revisori, c'è stata una modifica su alcune delibere, non dovranno più neanche scrivere del parere, però rimane il fatto che sono a supporto del Consiglio Comunale, e se uno vuole chiedere un parere non obbligatorio ma consuntivo su una cosa, può fare una richiesta ufficiale, che io posso tranquillamente rispondere di no o di sì a seconda della disponibilità che abbiano. Grazie. Quindi favorevole al subemendamento che introduce la conferenza dei capigruppo, quindi chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Mettiamo quindi in votazione l'emendamento nella sua completezza, chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Quindi approvato alla unanimità. L'ultimo emendamento, articolo 50,1, in merito alla scusami, quindi dopo le parole il sindaco della conferenza dei gruppi consigliari per il tramite del presidente del consiglio comunale, quindi sostituire la parola le parole il sindaco e il presidente del consiglio comunale le parole il sindaco e la conferenza dei presidenti dei gruppi consigliari per il tramite del consiglio comunale. Lo vuole illustrare? È come prima, presidente, cioè, c'è sempre il discorso che ci deve essere, diciamo, un organismo intermedio che faccia da tramite, perché altrimenti non può essere solo lei che dopo. Nella richiesta di pareri stiamo parlando. Parere della. Scusate, questo articolo disciplina la presenza in aula della, come dire, della. Che va bene la capigruppo come intermediario, questo chiedeva. Per chiedere la presenza in aula. Non ogni singolo consigliere, ma la. Scusate, vediamo un attimo come è scritto l'articolo, che lei parla delle funzioni del presidente in questo caso, non è che sta parlando del regolamento di contabilità. Tra l'altro mi colgo questa occasione, è stato il capo di gabinetto, però per parlando fare dell'articolo 50,1, siamo sempre lì, il sindaco e il presidente del consiglio comunale, no, il sindaco e la conferenza del presidente dei gruppi consigliari per il tramite del presidente del consiglio comunale. Ma scusi Brambilla, ma il presidente del consiglio comunale che redige e convoca il consiglio comunale, nel momento in cui lo convoca svolge un atto, è chiaro che quest'atto. L'articolo 50 dice il sindaco e il presidente del consiglio comunale possono invitare il collegio dei revisori a partecipare alle sedute. Ora noi nell'ultima conferenza dei capigruppo abbiamo chiesto noi a lei tramite la conferenza dei capigruppo di far presenziare. No, Brambilla, perdoni, no, voi avete detto che erano stati dati degli emendamenti per dei pareri e che quindi attendavate i pareri. Io quando ho appreso che non c'erano né gli emendamenti né i pareri, per senso di responsabilità verso il lavoro che lei aveva prodotto, ho invitato i revisori. È un po' diversa la cosa. Ma la domanda è quindi, la presenza dei revisori in aula può essere richiesta solo da lei o no? Noi pensiamo che possa essere richiesta dalla conferenza dei capigruppo. Ma lo dico scolasticamente, lei così annulla il ruolo del presidente, perché non lo può chiedere, ma lo deve chiedere la conferenza, che eventualmente deve chiedere questa cosa. Io penso che sia distonico rispetto ai compiti generali del presidente. Se lei rappresenta l'aula, rappresenta il consiglio comunale, ok? Spiega o scriviamo che i consiglieri per il tramite del presidente, altrimenti io come posso chiedere ai revisori dei conti di stare in aula a darmi supporto? Certo. E no, non dica certo. No. Suma, presidente, come faccio a chiedere? E lei ha tolto. Presidente, io non lo posso chiedere. Scusi, vengo da lei e chiedo. Allora doveva scrivere il sindaco, il presidente e la conferenza per il tramite del presidente. Lei in questo modo elimina proprio il presidente. Non so se mi sono spiegato. Ma se ci capitasse una convocazione intervenuta, ad esempio per richiesta del sindaco e non della conferenza dei capigruppo, il presidente non potrebbe richiedere
nell'interesse dell'Aula la presenza dei revisori perché non c'è stata la conferenza. Faccio un esempio, no? Prego. Io non l'ho eliminata, Presidente, ho scritto la conferenza per il tramite del Presidente, perché lei non rappresenta se stesso. Certo, lei ha ragione. L'Aula, e l'Aula la rappresenta nella conferenza dei Capigruppo. Lei non può autonomamente chiedere la presenza. Ha ragione, no. Guarda, vabbè, mi sembra un rompicapo, perché lei può aggiungere la conferenza e fa bene ad aggiungerla. Se toglie il Presidente, però, esclude tutti i casi in cui la conferenza ad esempio non abbia avuto occasione di riunirsi. No, invece nella riscrittura il sindaco e la conferenza dei capigruppo al posto del sindaco presidente, non so se mi sono spiegato, vorrebbe scrivere il sindaco, il presidente e la conferenza dei capigruppo. Prego, vice sindaco. Io non lo modifico. Ho capito, prego, vice sindaco. Per quanto mi riguarda, lei è tutelato, è titolato a rappresentare l'Aula e rappresenta l'Aula, e la capigruppo le dà mandato di chiedere ai revisori la presenza in Aula. Ma non c'è dubbio. Lei può autonomamente chiedere la presenza e noi no. Me lo spiega? No, se me lo spiega, qual è il concetto che sta dietro la sua figura? Cioè che lei può chiedere come Presidente del Consiglio Comunale la presenza dei revisori in Aula. Io come consigliere comunale. Ma è un ragionamento per dispetto, questo non capisco. Cioè il presidente lo chiede nell'interesse dell'Aula, dopodiché che lo debba chiedere anche la conferenza dei capigruppo va benissimo, ma lei sta partendo da un presupposto che se la conferenza non si riunisce, non si esprime, un presidente non chiede la presenza dei revisori. È una lesione, non è un risultato. Comunque prego, vice sindaco, scusi. Chiedo scusa, consigliere. Allora, noi nel momento affrontiamo un regolamento contabile, non possiamo variare i rapporti fra gli organi costitutivi del Consiglio Comunale. Il Presidente, nella sua terzietà, è organo di garanzia dell'intero Consiglio. Allora, se il tema, e in ciò solleciterei una riformulazione, il tema è: oltre il Presidente, la conferenza dei capigruppo chiede la presenza, benissimo. Non escludiamo il Presidente per una ragione molto semplice. Ci possono essere delle occasioni. Un esempio è stato fatto poc'anzi dal Presidente, nei quali la conferenza dei capigruppo non è chiamata perché c'è una convocazione urgente su richiesta del sindaco, cosa che statutariamente è possibile. In quel caso nessuno è titolato a chiedere la presenza dei revisori. A me pare che ciò sia contrario delle regole. Allora, per tagliare la testa al toro, anche perché altrimenti la discussione rischia di essere snervante per tutti, se è possibile un subemendamento che preveda anche la conferenza dei capigruppo come soggetto istituzionale che può chiedere la presenza dei sindaci, dei revisori, in una seduta del Consiglio Comunale, per quanto mi riguarda siamo dentro all'equilibrio dei poteri ed è un emendamento assolutamente accettabile. Prevedere esclusivamente la conferenza dei capigruppo a detrimento del Presidente limita la potestà del Consiglio Comunale di poter utilizzare la presenza dei revisori, essendo il Presidente organo di garanzia del Consiglio e non organo di parte. Bene, quindi secondo il ragionamento io non avrei potuto invitare i revisori oggi, ad esempio. Quindi lei questi pareri non li avrebbe avuti, per dirla in astratto rispetto a quello che può avvenire, ma comunque andiamo avanti, perché la conferenza non aveva deciso in questo senso. Presidente, però ha ragione, però io umilmente non è proprio così, Presidente. Allora, facendo la modifica stiamo dando a lei un ruolo che non le compete. Mi spiego, lei non può convocare autonomamente, per esempio, lei lo convoca su indicazione del signor sindaco,
o su indicazione sentita la conferenza dei capigruppo. Vuol dire che lei autonomamente, mi scusi, ma non è che può fare di testa sua, lei rappresenta l'aula. Ho 21 consiglieri. Per il quale mi consenta, io dicevo, il suo ruolo non viene sminuito perché lei è il tramite tra me e i revisori dei conti. E io per passare dai revisori devo passare da lei che rappresenta. Va bene, Bramilla, andiamo. Quindi, per quanto mi riguarda, io lo lascerei così, lo metto ai voti. Va bene. Grazie. No, non ha escluso un caso a garanzia del consiglio stesso, ma per carità. Il vice sindaco su questo ha espresso una perplessità, quindi una contrarietà dell'amministrazione. Quindi abbiamo una contrarietà dell'amministrazione. Chi è, ripeto, gli scrutatori Vernetti, avevamo De Gregorio e nonno. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Quindi ci sono anche altre presenze lì, quindi l'emendamento vi sembra respinto. Possiamo passare alla votazione della delibera nella sua interezza. Fermo restando, colleghi, che io chiedo scusa se si è parlato troppo, però sul consuntivo abbiamo forse commesso un piccolo errore, perché sul consuntivo l'ultima volta ci siamo attenuti ai 20 giorni e perché mai imbastire questa guerra che abbiamo fatto, questo non l'ho capito. Atteso che noi 3 mesi fa abbiamo atteso 20 giorni il parere dei revisori, poi quando andiamo a votare ci dividiamo in questo modo. Poi me lo spiegherete con calma, perché io non ho capito quello che abbiamo fatto. Vi chiedo scusa, perché si poteva rendere partecipi le posizioni, atteso che noi in questo anno ci siamo comportati come dice Brambilla, così mi sembra di ricordare, però forse ci è sfuggito qualcosa. Dopodiché andiamo in votazione sull'atto deliberativo. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Quindi l'atto deliberativo, così come emendato, è approvato a maggioranza con l'astensione di Nonno, Palmieri, Guanci, Santoro, Ulleto, 5 Stelle e Moretto. A favore? Ah, quindi non. Allora, favorevole con l'astensione di Nonno, Guanci, Ulleto e Santoro. Così mi è. Moretto come vota? A favore anche Moretto. Benissimo. Abbiamo concluso il punto. Chissà se quella incidente di prima potrà essere sanabile, perché, ripeto, siamo andati contro logica, o comunque contro quello che noi stessi abbiamo fatto pochi mesi fa. Detto questo, terzo punto, no, ricordo. Presidente, sull'ordine dei lavori. Sì. Stavo per introdurre la delibera 285 che reca una parte di premessa. Invece c'è Santoro, c'è Andreozzi sull'ordine dei lavori. Posso? Andreozzi. No, prima io le ho chiesto la parola. Sull'ordine dei lavori. Sull'ordine dei lavori io, posso? Sì. Lui, allora, di là mi è arrivata la richiesta ordine dei lavori. Io stavo introducendo la delibera. Presidente, gliel'ho chiesta prima io, posso? C'era Andreozzi sull'ordine dei lavori, che c'erano più persone che richiamavano l'attenzione. Prego, Andreozzi, vada! Considerato che il Consiglio oggi abbia fatto un buon lavoro, ecco, affrontato due delibere fondamentali per la vita democratica della nostra città, io sarei, ecco, per interrompere i lavori del Consiglio
a questo punto è rinviare in una prossima conferenza dei capigruppo il lavoro, diciamo, la riprogrammazione degli atti e delle delibere, non solo questo che abbiamo in discussione all'ordine del giorno, ma anche le altrettante delibere che aspettano un voto del Consiglio Comunale. Pertanto io sarei per sospendere i lavori del Consiglio. Sì. Grazie. Pongo in votazione questa richiesta di sospensione. Le chiedo di... Posso? Prego, sulla allora, proposta. Le chiedo, prima di prendere qualsiasi decisione sul prosieguo dei lavori, le chiedo di fare la verifica del numero legale. Ma se la proposta è di sospensione, che cosa devo verificare? Faccia prima la verifica, vediamo se l'Aula è nelle condizioni di prendere qualsiasi decisione. E non ci sono le condizioni. Colleghi, allora... viene chiesta il numero legale in luogo di questa proposta, perché in astratto qualcuno potrebbe dire di voler andare avanti sempre e comunque. Allora vi prego di verificare il numero legale. Sindaco. Presente. Andreozzi. Presente. Arienzo. Assente. Bismuto. Presente. Bismuto presente. Brambilla assente. Buono. Presente. Caniglia assente. Capasso presente. Carfagna assente. Cecere assente. Coccia presente. Colella presente. Coppeto presente. De Gregorio presente. Esposito assente. Frezza assente. Cucito presente. Gaudini presente. Giova assente. Guangi assente. Guida presente. Langella assente. Lanzotti assente. Madonna assente. Matano assente. Mirra presente. Moretto assente. Mundo assente. Nonno assente. Pace presente. Palmieri assente. Quaglietta assente. Santoro assente. Sgambati assente. Simeone assente. Solombrino assente. Troncone presente. Ulleto assente. Melanzoni assente. Vernetti presente. Zimbaldi presente. Sono presenti 17 consiglieri, la seduta è sciolta.